niente, stavo vedendo se la chitarra fosse accordata. Per chi non lo sapesse, sì, io ho suonato la chitarra quando facevo la terzo liceo, quando facevo il terzo liceo, sì, suonavo la chitarra. Ho suonato anche il piano quando andavo alle elementari perché mia madre mi iscrisse al pianoforte. Poi, dalla brillante idea di vedermi Camp Rock, che per chi non lo conoscesse siete troppo piccolini sicuramente. Mi era venuta l'idea di iniziare a suonare la chitarra perché vedendo i Jonas Brothers, proprio loro, mi venne l'ispirazione di voler imparare a suonare la chitarra, vedendo anche Demi Lovato che comunque era in grado di suonare più strumenti, tra cui il pianoforte e la chitarra, insomma, mi era venuta l'idea e l'avevo un po' abbandonata anche perché non ho mai avuto un buon insegnante, e quello che avevo io lasciava molto desiderare e comunque. Anche grazie ai Maneskin, la vittoria di Sanremo, eccetera, mi è un po' rivenuta la voglia di tornare a suonarla. Però devo palesemente riprendere la mano perché già ricordarsi gli accordi di base è tanto. Ovviamente questa è una chitarra classica, quindi sicuramente non darà lo stesso suono né di una chitarra acustica né di una chitarra elettrica. E ho sempre detto in generale che la musica mi ha sempre salvata da tante situazioni particolari. Un po' come questa cosa l'ho presa sicuramente da mio padre, che mi ha trasmesso un po' la passione per quella che era la musica. Ma non mia madre le dava fastidio, un po' la detestava. Ma non è di musica che voglio parlarvi oggi. Oggi voglio parlarvi dei multipotenziali. Chi sono, cosa sono, perché si chiamano tali e perché io ho iniziato il video con una chitarra. Iniziamo il video. Chi sono i multipotenziali? Cosa sono i multipotenziali? Che è una categoria? Che cos'è? Roba che si mangia? Sono persone? Cos'è? Cosa sono i multipotenziali? Vi leggo la definizione in modo che partiamo comunque da una base concreta sul quale puoi sviluppare tutto quanto il video, sulla quale, perché definizione è femminile. Identifica la qualità e la capacità delle persone che hanno più interessi e attività. Una forte curiosità intellettuale, sono creativi ed eccellono in più settori. Questo tipo di persone si definiscono multipotenziali. Per alcuni aspetti, appunto, il multipotenziale rappresenta l'opposto della persona specialistica o speciale in qualche modo. Ho scoperto troppo tardi cosa fosse il concetto di multipotenziale, l'ho scoperto veramente, veramente tardi ed è nato tutto questo da un post che una ragazza di economia ha condiviso su Facebook. Scusate se io dico di economia perché per me è com'è. Cioè, la prassi, vivendo in un ambiente universitario, io ormai le persone le identifico per corsi di laurea e dipartimenti, perdonatemi, non voglio screditare nessuno. E appunto questa ragazza aveva condiviso questo post e io mi sono chiesta cosa fosse, insomma, la sono andata a leggere e in effetti mi sono un po' rivista in quello che è il concetto di multipotenziale. Perché? Perché fin da quando ero piccola io mi sono sempre interessata a una miriade di cose, veramente, veramente un sacco, una sorta di sapere enciclopedico, però specifico, cioè una sorta di sapere enciclopedico. Cos'è il sapere enciclopedico? Il sapere che un po' ti dà la conoscenza di tutto, ma un'infarinatura molto generale. Io no, io invece andavo nello specifico delle cose, mi piacevano tante cose, mi piacevano troppe cose e non sono mai stata in grado di settorializzare quello che realmente mi piaceva. Questo poi effettivamente ha portato a quella che la mia carriera scolastica universitaria, cioè l'enorme confusione, l'innamorarmi di tutte le cose che si studiano e si imparano, perché per me tutto è affascinante, tutto è bello, tutto va conosciuto, tutto va studiato, tutto va scoperto. Multipotenziale perché? Perché spesso mi sono trovata davanti a tante scelte e non sapevo scegliere. Si può sempre scegliere, però quando ti dicono scegli o A o B e ti piacciono entrambe, tu non sai come fare. Quante volte ho fatto il test per la scuola più indirizzata a me? Spesso mi usciva il liceo scientifico, spesso mi usciva il liceo linguistico, spesso mi usciva l'istituto d'arte, spesso mi usciva comunque il classico. Perché tante cose? Perché tutte insieme? Perché quando sei multipotenziale e ti piacciono tante cose, è difficile scegliere. Quando sei un multipotenziale, quando hai tanta voglia di scoprire tante cose, quando ti piacciono tante cose, è veramente difficile essere settoriale, essere specialistico nella scelta, nelle cose che fai, e comunque in generale in tutto ciò che ti affascina, avvicina, appassiona a qualcosa.
Perché vi ho fatto vedere proprio il video? Perché ho voluto iniziare il video con la chitarra? Perché a me piacciono talmente tante cose che spesso sono costretta quasi ad abbandonarle. Perché portare avanti tutti gli interessi che ho sarebbe veramente assurdo, sarebbe veramente impensabile, sarebbe veramente difficile, cioè dovrei passare tutta la mia vita solo a studiare e conoscere roba. Però mi rendo conto che non è una cosa fattibile perché io non posso campare solo di cultura. O meglio, con la cultura io non ci mangio, cioè la studio per un bagaglio mio personale, ma se non lo trasmetto a qualcuno, quindi se non intraprendo determinate carriere, possono essere quella del professore o comunque qualcuno che impartisce la disciplina, è complicato vivere di passioni, è complicato vivere di pura e semplice curiosità, soprattutto quando non è una sola curiosità, una sola passione, ok? Ti piace cantare, ti piace suonare, fai il cantante, fai il musicista. Ti piace dipingere, fai l'artista, fai il pittore. Ti piace, non lo so, lavorare in ospedale, è una cosa stranissima, però sì, ok, ti piace curare le persone, ecco, diciamola così, che ha più senso, diventi medico. Io non ce la faccio a fare questa scelta. Questo lo dimostra molto anche il mio percorso di studi, come vi stavo dicendo appunto prima, perché io sono partita da una laurea in lingue, convinta di andare dritta all'obiettivo di voler insegnare e poi essermi resa conto che l'insegnamento non mi piace. Ma non perché non mi piace, perché come è fatto in Italia non mi piace. Perché io ho insegnato in Spagna quando ho fatto l'Erasmus Trainership, ve l'ho raccontata la mia esperienza, e sicuramente non è la stessa cosa che insegnare in Italia una lingua straniera. Insegnare in un paese straniero è completamente diverso, anche a livello proprio di organizzazione, del settore della pubblica amministrazione, cioè è una cosa completamente diversa. Come mi sono piaciute tante altre cose, e quello poi ha portato a voler cambiare percorso, perché poi sono passata alla laurea magistrale in scienze della comunicazione e della pubblica amministrazione, perché volevo diventare un membro della pubblica amministrazione. Ho detto che okay, la mia carriera sarà diventare manager didattica, perché sono brava, perché voglio essere portata a fare quelle cose, voglio risolvere i problemi, voglio fare i calendari didattici. Poi, però, Covid, concorsi bloccati, turnover idem bloccato, tutto bloccato, assunzione nella pubblica amministrazione meno di zero, continuiamo a studiare, scegliamo il percorso. Quale scegliamo? Turismo. Perché? Perché mi piace viaggiare. Perché mi piace viaggiare, perché mi piace conoscere, perché mi piace capire e vedere nuove realtà diverse da quella italiana. Quindi, ok, avventuriamoci nella carriera del turismo e vi dirò la verità, io amo quello che studio, che è assurdo, perché è la prima volta che io mi rendo conto di quanto ci sia l'economia e tanta economia alla base di tanti processi, e io ho sempre rinnegato l'economia, la matematica, i numeri, e invece adesso mi piace tutto questo, che vuol dire che io in realtà non schifo niente in termini di studio, materie, perché comunque è quello che un po' ti indirizza, perché a me piace tutto. A me piace tutto, e come si dice prima, chi è amico di tutti non è amico di nessuno, a chi piace tutto in realtà non gli piace niente. Ci sono cose che mi piacciono di meno, a cui dedicherei meno tempo, a cui non ci dedicherei molta attenzione. Però se io avessi realmente tutto il tempo del mondo, io passerei la mia vita a conoscere tanto, a studiare tanto e a capire tanto. Perché? Perché a me piace capire tante cose, a me piace conoscere tante cose, a me piace vedere tante realtà diverse da quella che è la mia. Quindi le mie passioni sono tante, sono veramente tante, e quindi se c'è un periodo che passo a leggere, io ho passato 2 anni a leggere un'infinità di libri, poi ci può essere l'anno dopo che non leggo neanche una pagina, come ci può essere un periodo in cui mi rimetto a suonare la chitarra e possono passare anni dove io non la suono più. Perché per una persona a cui piacciono veramente tante cose è difficile portare avanti tutti quanti i processi. Come c'è stato il periodo che lavoravo il Fimo, è durato tipo 3 anni, mi sono messa, ho fatto un sacco di roba, adesso non lo lavoro più. L'ultima creazione l'ho fatta nel 2018, sono passati quasi 3 anni. Ed è un peccato perché io vorrei anche continuare quel tipo di passione, perché a me piace creare, a me piace fare le cosine belle, carine, che possono essere vendute, comunque regalate, cioè a me piace quella cosa. Come mi è sempre piaciuto dipingere, sono andata anche ai corsi di pittura o comunque in generale sono sempre stata un po' invogliata a sviluppare la mia arte interiore, anche quando ero piccola facendo i corsi alle scuole elementari di arte e immagine che mi sono sempre affascinati. E non è un caso che durante l'esame di maturità la professoressa di arte mi fece una domanda perché sapeva che io ero molto affascinata dall'arte e mi fece una domanda che a nessuno aveva fatto perché in qualche modo non era un argomento che aveva spiegato, ma io me l'ero studiato da sola perché talmente che ero interessata a capire come funzionassero quelle dinamiche che alla fine mi ero portata completamente argomenti fuori programma
che però mi avevano affascinato talmente tanto da poterlo fare. Tutto ciò per portarvi a dire che esistono le persone multipotenziali, esistono le persone che eccellono in tante cose, esistono le persone a cui piacciono tante cose. Se devo collegarmi a un'opera quasi che un po' descrive questa cosa, mi verrebbe in mente sicuramente Divergent. Perché Divergent? Perché la nascita di Divergent nasce con l'idea di voler dividere le persone in fazioni in base ai loro interessi, e c'è Triss, per chi non avesse visto il film o comunque letto il libro, è consapevole di non essere settorializzata in una determinata parte, non è specialistica, è divergente, ovvero le piacciono tante cose, ed è un divergente puro, ovvero al quale piace veramente di tutto, ed è difficile incanalarsi in un determinato settore o, come appunto del libro, incanalarsi in un determinato team, per così dire, che poi non è il team ma è la fazione prima del sangue, cioè quello che realmente ti piace deve superare te stesso. Non è facile per chi come me o comunque come tante altre persone come me ha tantissimi interessi, portarli avanti tutti è veramente complicato, portarli avanti tutti è difficile, è complesso, non ce la fai, alle volte ti senti quasi opprimere da tutti questi interessi perché vorresti fare tanto, però il tempo non ce l'hai, però qualche cosa la devi lasciar perdere perché magari viene considerata superflua, perché in qualche modo non riesci a dedicare tutto il tempo che vorresti alle cose che realmente ti piacciono, tipo io adesso dovrei preparare un esame e passo il tempo a suonare la chitarra perché voglio riacquistare la capacità di suonarla bene perché mi sono fissata che voglio imparare a suonare Coraline, insomma lei, la canzone dei Maneskin perché mi piace un sacco e quella canzone tra l'altro mi descrive appieno, quindi approvo, grande Damiano, mi hai fatto una canzone, al bacio. Quindi essere multipotenziali innanzitutto non dovete vedere le persone multipotenziali come le persone che non vogliono appassionarsi a nulla perché è il contrario, a loro piacciono talmente tante cose che non riescono ad appassionarsi a una cosa specifica. Non dovete vedere le persone multipotenziali come persone che in qualche modo sono pigre, svogliate, che dicono sì, quella cosa mi piace, però anche quella, però insomma, no, come non dovete vedere le persone multipotenziali come delle persone che hanno voglia di strafare, perché non sono persone che hanno voglia di strafare. Sono persone semplicemente a cui piacciono talmente tante cose che alle volte non si rendono conto di quante cose fanno e di quante cose gli piacciono, che agli occhi di un altro può sembrare questa voglia di strafare, questa sorta di voglia di fare di più di quello che è possibile. Ma non è così, perché semplicemente siamo interessati e interessate, affascinati, affascinate, tante tante cose, siamo persone come tutte le altre, come c'è la persona che si vuole specializzare e che si specializza in una determinata cosa, se è stata la medicina, l'arte, la biologia, la scienza, la matematica, la fisica, l'economia, ci sono persone che invece non ce la fanno e al quale bisogna dare la possibilità di intraprendere tutte le strade che vogliono fin quando non riescono a trovare un minimo di stabilità e cercare di mettere al loro interno più emozioni e capacità possibili, perché dopo che una persona sceglie un percorso, magari non è soddisfatto, ne prende un altro ancora, prima o poi si dovrà fermare, scegliere una strada e alle volte è difficile. Io penso che in qualche modo ho cercato di buttare le basi della mia strada, per quanto vedo sempre tante vie dove vorrei girare, non posso girare perché, occhio, guarda, sempre dritto davanti a te. E secondo me l'unica cosa che si può fare con queste persone, quindi anche con persone come me, è semplicemente non abbattere la loro voglia di conoscere, non renderle ridicole davanti agli altri, non sminuire le loro passioni, ma far sì che ogni cosa venga in qualche modo apprezzata e rendetele partecipi di tutto quello che vi piace fare, magari perché no, potrete imparare a condividere tante cose. La cosa bella dei multipotenziali è che si può condividere di tutto. La cosa bella è che un multipotenziale non ti dirà mai quella cosa non mi piace perché, per quanto magari una cosa gli piaccia di meno, tipo una categoria che sicuramente a me piace di meno è lo sport, però ci sono sport che io amo e che sono affascinata dal vederli, tipo la ginnastica artistica, la ginnastica ritmica, il nuoto, la pallavolo, la pallacanestro, cioè io sono veramente innamorata di questi sport, soprattutto della pallacanestro. Anche questo ho fatto un corso a scuola alle elementari, sì, come ho fatto i corsi di pattinaggio, cioè io veramente ho fatto un sacco di cose per cercare in qualche modo di scoprire qual è la mia passione. Adesso sono all'età di 28 anni che non sono riuscita ad approfondirne neanche una, quindi se tu mi dai dei pattini,
cado perché non sono più allenata. Se tu mi dai una chitarra dopo un sacco di anni che non la trovo, non ti so fare neanche un giro di do, che è l'accordo più base che si insegna per imparare comunque a muovere le mani e capire la dimestichezza di come devi impostare le mani sulla tastiera, perché questa è una tastiera. Come non so suonarti un pianoforte perché ho perso praticamente l'allenamento. Purtroppo, come anche nelle lingue, questa cosa la disse anche il mio professore durante la mia seduta di laurea triennale, tutte le passioni vanno coltivate e vanno allenate. Quindi il mio consiglio è che se siete multipotenziali come me, cercate di non lasciare mai le vostre passioni, cercate in qualche modo di diffonderle, rendervi conto di quello che vi piace e curare ogni aspetto della vostra personalità, che è così varia e caleidoscopica, che è un termine che io uso da un sacco di tempo e da un sacco di anni e che spero in qualche modo di riuscire a rispecchiare appieno sempre nel miglior modo possibile. E noi ci vediamo al prossimo video. Spero che in qualche modo questo video vi sia piaciuto e vi abbia fatto scoprire qualcosa di nuovo che magari neanche conoscevate, però che in qualche modo vi abbia anche fatto capire un po' come ci si approccia a persone del genere, che non devono essere assolutamente prese in contropiede, come se non fossero assolutamente persone interessanti o comunque persone al quale piacciono le cose, che non si banalizza con ma quindi sai fare tutto. Non è così, perché per fare tutto ci vuole tanto studio, tanto impegno e tanta passione. Io spero questo video vi sia piaciuto, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!